Edizione speciale TG News su tvsorrento.com. Vediamo il servizio per la nuova sigaretta elettrica elettronica. Un negozio finalmente a Sorrento, Smokies. A voi il servizio. Smettere di fumare senza smettere di fumare è possibile. Smokies, la sigaretta a vapore. Vieni a provarla gratis. www.smokies.it. Signora, lei già sta fumando questa sigaretta? Sì, come si trova? Bene, però ho ancora voglia delle sigarette vere, perciò volevo provare più forte. Ho visto la signora Eugenio pochi minuti fa, sì. Dice che ha smesso di fumare. Avrei anche io voglia di smettere di fumare. Mi hanno indirizzato in questo negozio che non capisco bene. Me lo vuoi illustrare? Bene, certo. Allora, innanzitutto l'avvento di queste sigarette sul mercato, di questo business, rappresenta una forte evoluzione proprio per il mondo dei fumatori. Queste sigarette sono molto diverse da quelle precedenti, quelle che per esempio esistevano in farmacia, le classiche sigarette standard. Queste sono pensate per venire incontro proprio ai fumatori, quindi noi possiamo venire incontro a un fumatore... Non mi hai parlato di business, è una parola che non mi suona bene. Io sono qua per salute. Per salute? Queste sigarette risolviamo? Sì, certo, quella è la prima cosa. Abbiamo un doppio aspetto, un aspetto commerciale e soprattutto un aspetto dal punto di vista della salute. Queste sigarette sono sigarette a vapore, cioè sono sigarette che una volta vanno ad eliminare le reazioni di combustione. Perché la sigaretta, adesso io le faccio vedere com'è fatta. Eccola qui, la porto al collo. Questo è un vaporizzatore, diciamo, nella parte superiore. Questa è una sigaretta che si divide in due parti. La parte inferiore è una batteria a litio, cioè un normale, come la batteria di un normale cellulare. Mentre la parte superiore, questa qui trasparente, è il vaporizzatore. Qui va caricato il liquido. Questo ha una capienza più o meno di 2 ml, che rappresenta un pacchetto da 20 sigarette, anche se non si direbbe. Quando viene premuto questo tastino, la batteria manda nell'atomizzatore un'energia tale che si fa il liquido si liquefa. Quindi viene prodotto calore e si genera del vapore. Vapore, non combustione. Questo è l'aspetto fondamentale per la salute. Perché eliminando la reazione di combustione, eliminiamo la carta, andiamo ad eliminare il catrame e andiamo ad eliminare il monossido di carbonio, che è quella molecola che poi va a saturare gli alberi. Mi sembra un'ottima idea. Sì. Però la mia nicotinodipendenza, come la risolvo? Nicotinodipendenza. Al mattino, se non ne fumo almeno due... quasi consecutivamente, dopo il caffè sento sempre esigenza. Con questo tuo vapore riempio i polmoni, riempio l'aria, riempio l'aroma e poi? E poi noi siamo qui proprio per venire incontro a questo fatto della nicotinodipendenza. Ci sono chiaramente, io accolgo quotidianamente nel mio negozio fumatori diciamo diversi, chi fuma delle sigarette con un tar robusto, quali per esempio un prodotto rosso, oppure fumatori con tar bassi, cioè che fumano sigarette molto leggere. Io sono in grado di venire incontro, ed è qui la rivoluzione di questa sigaretta. Io posso adattarla al fumatore che ho di fronte, gli faccio scegliere la sua nicotina di partenza, e qualora lui voglia, anche questa dipendenza da nicotina può essere un poco alla volta dimezzata fino ad essere annullata del tutto. Ma qua tutto mi sembra tranne che una tabaccheria. Vedo una serie di flacconi. Esatto. Che cosa sono queste boccettine? Queste sono boccettine da 20 ml e ci direste mai che queste sono l'equivalente di una stecca di sigarette? Siccome poi questo non è stato detto dal Ministero che è un prodotto nocivo per la salute, proprio perché catrame e monossido di carbonio non vengono prodotti, noi il monopolio non ci ha potuti tassare, quindi una stecca di sigarette... Quindi vapore arricchito con della nicotina che mi sopperisce ad una eventuale nicotinodipendenza. Esatto. Benissimo, il concetto scientifico è più che valido. Ma vedo che hai profuso molta energia nell'impiantare questo negozio a tutti gli effetti e come tale ci crediamo tanto. Hanno avuto successo in altre parti d'Europa? Sì, questo è un mercato che è partito dal nord Italia, precisamente da Varese, dal torinese. Diciamo lì forse sono stati un po', diciamo, pionieri su questa idea. Lì qui si pensa che al sud Italia questo sia un boom momentaneo, magari la cosiddetta moda del momento. Tuttavia questi tipi di negozi esistono da ben 2 anni e stanno ancora andando avanti. Quindi io non penso che sia un boom momentaneo, una moda. L'esistenza al nord Italia di questi negozi, di questi franchising che stanno da 2 anni, qualcosa pur significa. E il fatto che siano rimasti e sia proprio un boom, l'unico settore in questo momento di crisi ad essere in boom economico è il nostro, vuol dire che sul mercato abbiamo un buon attecchimento. Smettere di fumare senza smettere di fumare è possibile. Smokies, la sigaretta a vapore. Vieni a provarla gratis.
www.smokies.it. Buonasera amici di TV Sorrento e Positano News e benvenuti a Sorrento nel liceo artistico Francesco Grande. Oggi gli studenti di questa scuola hanno organizzato un open day in cui ci illustreranno tutte le loro opere. E siamo in compagnia della preside del liceo artistico di Sorrento Francesco Grande, Marianna Cappiello. Salve, buonasera, benvenuta. Buonasera. Oggi è stato organizzato l'open day per gli allievi, per gli alunni del liceo. Cosa avete preparato? Allora, i ragazzi del liceo si sono impegnati moltissimo per fare in modo che la scuola sia oggi, si presenti oggi nella sua veste migliore. Hanno esposto i lavori, in particolare i lavori di Tarsia, che sono frutto delle attività laboratoriali che svolgono nell'ambito del laboratorio di legno e di restauro, i lavori di oreficeria, i lavori di tessuto. In particolare sono stati esposti due modelli che i ragazzi hanno elaborato quest'anno nell'ambito di un progetto che vedeva coinvolto il liceo artistico insieme alla famosa sartoria teatrale Canzanella di Napoli. Insomma, hanno fatto in modo che oggi la scuola si presenti nella sua veste migliore e soprattutto offra al pubblico il meglio delle sue potenzialità, perché questa è una scuola che ci auguriamo possa crescere e possa ritornare all'importanza della tradizione di un tempo. Vogliamo illustrare questo tavolino da scacchi creato appunto dai ragazzi? Sì, questo è un tavolino da gioco in tarsia lignea, realizzato con la tarsia lignea sorrentina. Ci sono quattro sedie che vengono estratte dai lati del tavolino e poi le varie scacchiere con i vari compartimenti interni. È uno dei tantissimi lavori realizzati dai ragazzi che mettono effettivamente in luce la qualità dell'offerta formativa del liceo artistico Grandi. E siamo in compagnia di alcune allieve e alunne del liceo artistico. Laura, Natalia, Cristina. Ragazze, come vi siete organizzate per questo Open Day? Cosa avete realizzato e soprattutto qual è il vostro indirizzo? Allora, noi siamo dell'indirizzo stampa del vecchio istituto d'arte. Quindi grafica. Grafica pubblicitaria e diciamo che realizziamo manifesti, flyer, locandine, così. E siamo all'ultimo anno e speriamo di continuare per la nostra strada. E anche voi? Stessa classe, stessa sezione. Ma realizzare una locandina, un manifesto, ci vuole davvero molta fantasia. Sì, molto lavoro. Si inizia con i bozzetti di preparazione e poi si va al lavoro finale a computer. Sì, l'anno scorso abbiamo fatto un percorso di rappresentazione di manifesti, si chiamava SAM, quindi diciamo un po'... Spettacolo di musica. L'avete riproposto anche oggi qui all'Open Day? Sì, per fare a tutti i genitori il lavoro che abbia fatto l'anno scorso. Il vostro sogno del cassetto? Il vostro futuro? Bella domanda. Io penso di continuare l'accademia, poi dipende da persona, non lo so. Lavorare magari in qualche grande azienda? Magari. Un po' difficile qui, però speriamo di riuscirci. Sì, per lavorare in questo campo ti devi spostare da questa zona. E voi siete disposti a lasciare la vostra terra per inseguire questo sogno? Se l'opportunità è buona, sì. Allora, tanti auguri, in bocca al lupo. Crepi. Grazie. E siamo in compagnia del rappresentante d'istituto Salvatore Agrillo e il vice rappresentante d'istituto Cesare Anastefano. Cosa vogliamo? Parliamo un po' della vostra scuola di liceo artistico. Allora, è una bellissima scuola. La consiglierei ai ragazzi di 13 anni, perché questa scuola ti può insegnare tante cose. Ci sono molti professori esperti, come il professor Olivieri, che adesso è di fronte a noi. Chiamiamo il professor Olivieri qui. Venite. Cosa insegna il professor Olivieri? Ma professor Olivieri, cosa insegnate? Tanto per, capito? Perché io non lo so cosa insegnate, capito? No, sì, ecco. Allora, io insegno grafica pubblicitaria e praticamente nella sezione ex arte della stampa. Ci occupiamo di, diciamo, da Gutenberg a Bill Gates, tutto quello che è stato dall'evoluzione della stampa arrivare fino a oggi alla stampa digitale, insomma. Lui è uno dei professori.
professori che ti può lasciare qualcosa, diciamo. Ma qualcuno mi ha detto, un uccellino mi ha suggerito che lei è il più amato dei professori del liceo artistico, è vero? Evidentemente siamo sotto le interrogazioni e questi uccellini hanno bisogno di qualche voto buono, insomma. Giustamente, no? E parliamo insieme a loro anche di cosa avete organizzato quest'anno, al di là dei laboratori. Abbiamo qui un video alle nostre spalle che ci racconta appunto di questa bellissima occupazione fatta appunto per la prima volta dopo anni e anni di occupazione, diciamo. Di mancata occupazione. Perché avete deciso di fare questa occupazione? Vabbè, soprattutto prima a livello di problemi interni, comunque oltre ad avere una scuola diciamo con dei gravi problemi, soprattutto per la pulizia, per la struttura e comunque a livello di, diciamo, di sicurezza, abbiamo anche noi deciso di farla per accodarci comunque a questo filone che c'era, di appunto di fare, di alzare anche noi appunto un dito e di dire ci siamo anche noi. Siamo occupati, diciamo. E prima di salutarvi voglio chiedervi, un ragazzo che vuole iscriversi al liceo artistico, quali caratteristiche deve avere? No, penso che non deve avere nessuna caratteristica. Penso che basta... Chiunque può venire in questa scuola, penso. Poi è la stessa scuola che ti modifica, diciamo, che ti fa diventare un artista. E il tuo vice non è d'accordo? No, vabbè, sì, sicuramente sono... Però penso che una caratteristica principale sarebbe anche la creatività, la fantasia, è quello che spinge... Eccola qui, la creatività, nel modo come si veste. Beh, lo stile, l'immagine, la moda. Stile, sì. Sono cose importanti. E allora, insieme al rappresentante d'istituto e al vice rappresentante d'istituto, vi salutiamo e come che dire, viva il liceo artistico di Sorrento. Assolutamente sì, assolutamente sì. È tutto per questa edizione, continuate a seguirci sul cartaceo, su TV Sorrento e su TG Positano News. Angelo Cucchiarelli, Lucio Esposito vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima edizione.